Un'intera giornata in treno per rilanciare la ferrovia Iblea è stata questa pendolaria, manifestazione organizzata ieri a Ragusa da Legambiente, CUB Trasporti e Comune Capoluogo. Alla conferenza stampa svoltasi presso la stazione Iblea hanno preso parte numerosi cittadini e i sindaci e i loro assessori di Ragusa, Comiso, Scicli, Pozzallo, Ispica, Modica, Santa Croce, Chiaramonte e Vittoria. Una sessantina circa le persone che si sono recate in treno a Donna Fugata, dove nel salone degli stemmi del castello si è svolto l'incontro culminato con la sigla di un patto, ovvero la piattaforma rivendicativa sulla ferrovia Iblea, che spazia dal rilancio dei treni pendolari al potenziamento delle stazioni di Comiso e Pozzallo, dalla metroferrovia a Ragusa al trasporto studenti organizzato sinergicamente con il mezzo gommato, dalla salvaguardia delle aree degli scali in via di vendita all'asta alla ripartenza del trasporto merci al treno al servizio del turismo. Il sindaco Piccitto si è impegnato a convocare subito dopo le feste di fine anno l'assessore regionale alle infrastrutture ai vertici di RFI e Trenitalia per mettere in atto le decisioni scaturite dalla giornata di ieri.